Benvenuti a Romagna in Campo. Il Natale alle porte. Siccome il Natale è un evento pieno di significato, di tradizioni, noi abbiamo deciso di iniziare questa puntata qui a Forlì, al mercato di Campagna Amica, dove ritroviamo le nostre tradizioni dell'agricoltura a chilometro zero, dei prodotti sani, genuini e di qualità. Andiamo a parlare con la responsabile del mercato, Anna Pirillo, per capire quali nuove idee ci propongono quest'anno. Anna, buongiorno, ben ritrovata. Che bel mercato, tutto addobbato a festa quest'oggi. Buongiorno, infatti qui al mercato di Campagna Amica, al mercato coperto, siamo all'insegna dell'agricoltura locale e del buon cibo. Infatti venire qui al mercato di Campagna Amica è per i consumatori un'occasione per acquistare i prodotti freschi e di qualità direttamente dal produttore. Quindi anche convenienti, visto che diciamo non c'è il passaggio, no? Non c'è nessun intermediario, qui si parla direttamente con i produttori. Sì, infatti il produttore che è in grado di spiegare come è riuscito ad ottenere quel prodotto e quindi anche a consigliare al consumatore quali prodotti mettere nelle ceste per regalare e regalarsi i prodotti eccellenti del territorio. Benissimo, e quali sono le attività e le opportunità che hanno i consumatori per incontrare i produttori? Allora, quello di venire ai nostri mercati, quindi il venerdì e il sabato mattina dalle 8 alle 13.30 siamo qui presenti a Forlì al mercato coperto, ma poi ci trovate anche a Rimini e non solo, siamo anche nelle varie piazze delle varie città, dei vari borghi qui del territorio. Infatti abbiamo partecipato alla fiera del formaggio di Fossa a Sogliano, ma non solo, sono tante altre le attività che faremo e quindi io consiglio di seguirci sui nostri social in modo tale da essere sempre informati. E senti, questi addobbi natalizi così belli, così particolari, sono stati fatti da uno dei vostri associati? Allora, diciamo che hanno partecipato tutte le aziende agricole, infatti però poi principalmente abbiamo avuto l'aiuto e la collaborazione di un'azienda agricola, la Tirro Antonietta, che insomma ci ha preparato tutte queste ceste con i prodotti che trovate direttamente al mercato. Guardate che belli, Antonietta, ma che lavorone! Un pochino. Questa manualità l'hai sempre avuta? Assolutamente sì. Quali idee regalo poi possono trovare i consumatori qui da te al mercato di Campagna Amica? Da me un po' di sottaceti, agrodolci, confetture, liquori e decorazioni ovviamente. Poi si può assemblare anche prodotti di altre aziende. Ottimo, ci hai fatto molto incuriosire, quindi verremo a trovarti in azienda. Perfetto, volentieri. Se per caso non avete terminato ancora le vostre spese per i regali di Natale o per il cenone della vigilia o il pranzo di Natale, qui trovate tante proposte interessanti dai produttori di Campagna Amica per i vostri acquisti natalizi. Noi siamo dell'azienda agricola Nasano di Riolo Terme. Questi sono i prodotti che abbiamo nostro, oltre a quelli soliti dei vini, delle confetture, abbiamo due tipi di vino nuovi che ci piace proporli per le nostre festività, per le vostre, tutti quanti, per i regali, tutto quanto. Sono del Traminer e del Moscato semisecco. Poi facciamo degli eventi tutte le domeniche a casa nostra, che guardate sul sito, le troverete tutti quanti. Buone feste a tutti! Qui al mercato di Campagna Amica e di Forlì e potete trovare il Boschetto, azienda agricola biologica che vi propone tanti prodotti di latte, formaggi freschi, stagionati, yogurt, tutti biologici di chilometro zero e fatti come una volta. E ideale da portare sulle vostre tavole per le feste. E dagli aperitivi agli antipasti per poi preparare i piatti tipici della tradizione, per esempio i cappelletti con la nostra caciotta, il nostro rovigiolo, la nostra ricotta, e proponiamo anche dei dessert. Vi aspettiamo qui per fare un salto al mercato. Nel nostro banco potete trovare tutti i prodotti di carne suina, sia freschi che stagionati, prodotti direttamente da noi in azienda.
e abbiamo la particolarità di lavorare senza conservanti, senza additivi chimici, sono tutti prodotti naturali e niente, vi aspettiamo numerosi. Buone feste! Auguri dall'azienda di Federico Valerio a tutti i nostri clienti. Buon Natale! Faccio tantissimi auguri a tutti i miei clienti, auguri di Buon Natale. Vi aspetto qui al mercato di Campagna Amica, Viale Bologna, per acquistare i prodotti fatti con le mie mani, ciambelloni, cappelletti, crescioni, pane, di tutto un po', crostate e anche qualche confezioncina natalizia fatta con i prodotti lavorati da me nel laboratorio, marmellate o anche cassettine con i prodotti da forno che ora l'ho fatta in esposizione ma si possono avere freschi il giorno prima. Tanti auguri di Buon Natale dall'azienda Agricola Podere Natale, io sono Federico e questi qua sono i miei prodotti che ci trovate al mercato di Campagna Amica in Viale Bologna. Quest'anno scegliete i prodotti freschi a chilometro zero e un Buon Natale a tutti. Qual è il miglior regalo che una bella cesta di frutta fresca con i nostri agrumi provenienti dalla Calabria? Auguri e buone feste! Bene, avete visto quante persone ci sono oggi qui al mercato di Viale Bologna a Forlì? Tante idee per i regali di Natale, per le festività, da mangiare, da condividere con gli amici e con la famiglia. Ora vedremo un contributo tecnico di Eugenia Panciatichi e poi, come promesso, ci ritroviamo a Modigliana nell'azienda di Antonietta Tirro. Il decreto del 27 settembre 2023 esplicita la programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Questo decreto prevede per i flussi stagionali 82.000 unità per l'anno 2023, con un incremento negli anni successivi fino ad arrivare alle 93.000 unità per l'anno 2025. Di queste unità per l'anno 2023, 40.000 sono riservate alle sole associazioni datoriali che hanno firmato il protocollo d'intesa, quindi in particolare anche col Diretti. Questo cosa significa? Significa che le relative istanze, quelle presentate ovviamente da col Diretti, verranno assegnate con priorità ai fini del rilascio del nulla osta. Inoltre Coldiretti non si occuperà solo dell'invio dell'istanza, ma anche di trasmettere eventuali ulteriori documenti allo sportello unico in prefettura o alla stipula del contratto di soggiorno con la relativa comunicazione di assunzione agli enti competenti. Inoltre il decreto stabilisce già le date di decorrenza dell'invio delle domande. Per l'anno 2023 è stato il 12 dicembre. Per il 2024 è fissato per il 12 febbraio e sempre per il 12 febbraio 2025 quelle per le quote di competenza dell'anno 2025. Cosa deve fare il datore di lavoro per presentare appunto le richieste di flussi? Il datore di lavoro interessato dovrà presentarsi presso gli uffici di Coldiretti con tutta la documentazione necessaria per l'invio dell'istanza. Innanzitutto serve la fotocopia del passaporto della persona che si vuole far entrare, tutti i dati relativi alla tipologia contrattuale prevista e tutti i documenti fiscali che verranno verificati per la capacità reddituale dell'impresa. Questo perché è prevista una soglia minima di 30.000 euro al fine di garantire la sostenibilità dell'onere del dipendente extracomunitario che si va a richiedere. Altro aspetto fondamentale è quello dell'alloggio e dell'idoneità alloggiativa, di cui il datore di lavoro potrà fornire inizialmente l'autocertificazione e poi con l'obbligo di trasmettere tutto in originale al momento della stipula del contratto di soggiorno. D'ufficio poi verranno richiesti la regolarità contributiva e la visura camerale. Invece nulla è cambiato per quanto riguarda le conversioni di permesso di soggiorno da lavoratore stagionale a quello da lavoro subordinato, in quanto se vi sono delle quote disponibili è necessario aver lavorato per almeno 39 giornate negli ultimi 3 mesi precedenti l'invio della domanda. Questo è quanto previsto dalla programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per l'anno 2023-2025.
Eccoci, siamo a Modigliana, all'azienda Il Giardino Aromatico. L'azienda agricola si occupa della produzione e trasformazione di erbe aromatiche, piccoli frutti, miscelazione di liquori. Andiamo a scoprire che cosa sta facendo Antonietta. Buongiorno, come stai? Bene, grazie. Allora, Antonietta, raccontaci della tua azienda. Allora, la mia è una piccolissima azienda basata su 4 ettari principalmente. 3 sono lavorati a aromatiche e frutti e piccoli frutti. Una buona parte è in albicocche e ciliegie per il conferimento. Tutto il resto invece entra qui dentro e qua si vede quello che c'è. Forse abbiamo interrotto qualcosa. Che cosa stavi facendo? Sto etichettando dello speziato, un liquore a base di spezie principalmente. Una gran parte, diciamo, del lavoro si svolge all'interno del tuo laboratorio. Qui si producono confetture, sciroppati, si produce il confezionamento delle erbe aromatiche precedentemente essiccate e poi si produce frutta sott'alcol e alcolici, liquori e grappe aromatizzate. E come nasce la tua passione per le erbe aromatiche? Principalmente dalle piante, nel senso amo le piante in genere, quindi è stata una sfida per gioco con mio marito, partendo dalla lavanda per esempio. Siccome ho un giardino anche a casa e quindi pianto in continuazione, mio marito ha detto ci sono 4 ettari, vedi tu, e di qui è partito. Immagino qui fuori, diciamo, nella bella stagione quando la lavanda è in fiore, che deve essere bellissimo. Infatti è molto bello, si sente il profumo della lavanda perché qui è generalmente ventilato, quindi c'è questo movimento di profumi e di aromi che si mescolano e quindi sì. E quali sono, diciamo così, i prodotti che tu riesci a trasformare? Allora, aromatiche diverse. Al classico rosmarino, alla salvia, alla santoreggia, alla senape, al coriandolo, mirto, ce ne sono tante, veramente tante, dalle annuali alle perenni. Poi abbiamo i piccoli frutti, more, abbiamo lamponi del tipo Thai Berry, quindi è un ibrido, abbiamo dell'uva spina, abbiamo del ribes rosso, un pochino di ribes nero e poi abbiamo albicocche ciliegie, abbiamo meli, peri, susine, peschi di vecchia varietà che mi fanno comodo qui in laboratorio. Quindi ora che cosa ci mostri, Antonietta? Allora, adesso abbiamo nel fusto un macero di ginepro, di bacche di ginepro, quindi vediamo da dove partiamo, che partiamo da un semplice alcol acquistato a 96 gradi, dopo da questa gradazione si abbassa con il macero della bacca, ma non è sufficiente per arrivare ai gradi che vogliamo noi e dopo c'è una diluizione con acqua e zucchero. Quindi adesso, se vogliamo, vediamo dentro al fusto che cosa c'è. Quindi tu in pratica misceli, non... È un'aromatizzazione dell'alcol, quindi ci si può mettere erbe aromatiche, spezie, bacche, frutta, quello che si vuole dal liquore che si pensa di voler ottenere, si lascia a macero dai 10 ai 20 giorni a seconda se è un prodotto secco o fresco e poi dopo c'è un filtraggio, un primo filtraggio di scarico del macero e filtrati ancora, diluizione, filtraggio ancora per arrivare all'imbottigliamento oltre aver fatto anche una gradazione del prodotto. È un lavoro abbastanza impegnativo. È un lavoro. Più semplice è nelle grappe. Si parte da una grappa e normalmente io lavoro su una grappa a 40 gradi, si aromatizza, ma a differenza del liquore la grappa non viene né zuccherata né diluita, rimane tale quale. Se c'è un abbassamento di gradazione è solo dovuto al macero di ciò che c'è dentro. Quindi diciamo il prodotto finale è un liquore aromatizzato alle erbe e alle spezie. Esattamente, proprio così, visto che le aromatiche ci sono, abbondano, le utilizziamo.
Grazie mille Antonietta, grazie per queste spiegazioni e ti faccio anche tanti auguri di buon Natale e buone feste. Grazie a voi, auguri. E grazie e tanti auguri anche ai nostri telespettatori e buon Natale, buone feste da parte mia e di tutta la nostra redazione. E ora vi lascio ai saluti del presidente di Coldiretti Forlì Cesena, del presidente di Coldiretti Rimini e del direttore. E noi ci ritroviamo con una nuova puntata di Romagna in Campo sabato prossimo. Buone feste a tutti. Sì, ci troviamo questa sera riuniti per augurare a tutti i nostri consiglieri e soci un buon Natale e un felice anno nuovo e per ricordare ancora una volta le battaglie che Coldiretti ha portato avanti quest'anno. Una su tutte, la vittoria sul cibo sintetico, nel senso che dopo aver raccolto 2 milioni di firme siamo riusciti a far approvare una legge che vieti la produzione, la commercializzazione e il consumo dei cibi sintetici a base cellulare in Italia. Il nostro obiettivo poi è poterlo portare in Europa. Siamo il primo paese europeo ad aver approvato una legge simile. Stiamo vedendo in questi giorni che la Francia ci sta seguendo, quindi speriamo con tutto il cuore che anche l'Europa stia dalla nostra parte. Insomma. Auguro un buon Natale e un felice anno nuovo a tutta la federazione nazionale, alla federazione regionale di Coldiretti, nonché a quella provinciale che è qua presente questa sera. Ringrazio e faccio i miei migliori auguri a tutto il personale che si dedica all'attività di Coldiretti, sperando che il prossimo anno sia migliore di quello passato. Siamo qui in questa bellissima serata per scambiarci i meritatissimi auguri di un buon Natale, partendo io direi dalla Coldiretti nazionale per poi passare a quella regionale e infine al provinciale, non dimenticando tutti i collaboratori di Coldiretti. È stato un anno veramente intenso, dove ci ha messo alla prova tutti quanti su svariati problemi. Abbiamo ottenuto ottimi risultati, direi. Ovviamente dovremmo rimboccarci le maniche anche per il 2024, ma sicuramente non saremo da meno per quello che abbiamo fatto in questo 2023. E ovviamente ci sarà da parlare anche di tanti problemi che si sono verificati nel corso di quest'anno. Non ultimo il problema dei selvatici. Molti allevamenti dell'entroterra della provincia di Rimini hanno chiuso, proprio legato all'attacco dei lupi che c'è stato in questo periodo, in questo anno. Abbiamo tante cose da fare, sicuramente sarà un buonissimo anno in cui Coldiretti mostrerà ancora a tutta la nazione e all'Europa intera il valore dell'agricoltura e dell'allevamento. Rinnovo i miei auguri a tutto lo staff di Coldiretti, a tutti i dipendenti, a tutti i nostri soci e buon 2024! E siamo qui questa sera in questo meraviglioso agriturismo Borgo Castellaccia a Cesenatico e abbiamo adunato i nostri due consigli, il consiglio di Forlì Cesena e il consiglio di Rimini, e quindi sarà questa sera l'occasione per scambiarci gli auguri di Natale e di felice anno nuovo. Per quanto riguarda i nostri territori, l'anno 2023 è stato sicuramente un anno molto 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 difficile. Perché come sapete l'alluvione ha colpito i nostri territori in maniera pesante e ha messo veramente a dura prova le nostre imprese agricole. Io nell'augurare comunque a tutti i nostri soci un buon Natale voglio comunque portare un grande ringraziamento alla struttura Coldiretti, perché da maggio in poi tutto il nostro personale di Coldiretti Forlì Cesena e Rimini si è veramente adoperato in maniera importante per essere al fianco delle imprese agricole colpite dall'alluvione
e hanno fatto veramente il possibile per cercare di stare di fianco alle nostre imprese. Quindi a loro veramente va un grandissimo ringraziamento. E voglio portare a tutti il personale di Coldiretti e ai loro familiari un buon Natale e felice anno nuovo.